Ciao a tutti. Facciamo così. Metto via il foglio e proviamo di ragionare un po' insieme. A partire da un primo punto. Il 4 dicembre col referendum abbiamo subito un colpo, ma questo colpo non l'ha subito solo il Partito Democratico, è un colpo che nel tempo peserà sul futuro del nostro Paese. Ma noi non possiamo a questo punto recriminare. Dobbiamo avere la forza, la consapevolezza, la volontà di andare avanti. L'Italia è un paese che aveva ed ha bisogno di riforme. 4 dicembre, non 4 dicembre. Se c'è una cosa a cui io non sono disposto a rinunciare, sono i 1000 giorni di governo alle cose che abbiamo fatto. Se c'è qualcuno che pensa che abbiamo sbagliato tutto, allora vuol dire che non abbiamo capito niente. Vuol dire che noi oggi dobbiamo certo interrogarci sul come abbiamo fatto quelle cose, dove abbiamo commesso degli errori, ma se rinunciassimo all'orgoglio delle cose che abbiamo fatto, che cosa racconteremmo agli italiani? Scusate, ci siamo sbagliati e adesso votateci? Non credo che funzioni così. Di solito non funziona così e io non sono per niente convinto che sia così. Guardate che 2 giorni fa il Senato ha approvato per la prima volta nella storia di questo Paese una legge per il contrasto alla povertà. E la domanda è, ma dovevamo aspettare il 2017? Dovevamo aspettare il governo Renzi? Perché non l'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto prima perché questo Paese non ha voluto guardare negli occhi la sua realtà. La povertà era presente in questa Italia, ma chi ha governato fino a ieri non ha avuto il coraggio di dire abbiamo un problema, si chiama povertà, lavoriamo per sconfiggerla. Bisogna fare così, bisogna guardare in faccia i problemi, non prendersi paura e affrontarli per quelli che sono. Allora io credo che questo sia il primo grande tema che dobbiamo affrontare. Guardate, se posso dire la mia, sul limite della nostra azione in quei 3 anni, credo di poter dirla in questa maniera. Noi abbiamo creduto, o forse non ci abbiamo neanche fino in fondo creduto, ma abbiamo fatto intendere che abbiamo immaginato che le riforme sono autorealizzanti. Se tu fai la riforma, se fai la legge, le cose accadono. Non è vero un cavolo. Tu fai la legge e non succede niente. Cambia se il popolo è con te, se i tuoi cittadini hanno capito e condiviso quella scelta, se hanno un interesse concreto a che quella cosa succeda. Questo è il tema che abbiamo di fronte. Come riconnettere il senso profondo delle riforme che sono del tutto necessarie a questo Paese con il popolo di questo Paese, con i popoli di questo Paese. E allora abbiamo fatto molto bene qui a mettere al centro il lavoro, però permettetemi 2 avvertenze. La prima, qui abbiamo giustamente molto parlato dei nuovi lavori, gli start-upper, la digitalizzazione. Sono d'accordissimo. Attenzione agli scogli. Noi stiamo vivendo una situazione che io sintetizzo in questo modo. Il passato non è passato, ma il futuro è già arrivato. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli start-upper sono lì, ma abbiamo 2 milioni di muratori, 3 milioni di metalmeccanici, abbiamo dei braccianti, abbiamo dei lavori e dei lavoratori che soffrono, soffrono, soffrono. E se noi parliamo solo di un futuro che loro considerano immaginabile, pensano che noi di loro non ce ne vogliamo occupare perché non sappiamo come fare a dare loro una risposta per il futuro. E questo sarebbe un errore terribile, perché il Partito Democratico non è il partito di quelli che verranno. È il partito di questa Italia qui. È il partito che ha ereditato e porta dentro di sé i corpi, i pilastri, le essenze delle grandi culture del secolo trascorso e di questo secolo, che le trasforma e le traduce per affrontare i problemi del futuro. Questo è quello che dobbiamo fare, essere capaci di tenere insieme il muratore con lo start-upper, l'artigiano con... E altra avvertenza, apriamo la bocca tutti e diciamo lavoro, ce ne fosse uno che dice impresa. Guardate che senza imprese non abbiamo il lavoro, bisogna che ce lo mettiamo nella testa. L'impresa non è una brutta cosa, l'impresa è un'infrastruttura sociale essenziale, senza imprese non c'è lavoro. E allora la domanda numero 2 è, chi farà l'imprenditore domani in questo Paese? Perché la finanziarizzazione non è un'emicrania,
è una cosa che ha profondamente cambiato gli interessi materiali nella società e i comportamenti delle persone. E se c'hai 10 milioni in tasca, è difficile che decidi di comprare un ettaro di terra, ci metti un capannone sopra, compri 5 macchine a controllo numerico che costano 500 mila euro cada uno per fare un buco in un pezzo di ferro e poi 3 anni dopo nessuno vuole più il ferro col buco. E tu cosa te ne fai del capannone? L'Italia è piena di capannoni vuoti, perché la crisi che abbiamo vissuto, le due crisi che abbiamo vissuto, hanno avuto il peso di una guerra, con una grande differenza. Le guerre che conoscevamo distruggevano le case, distruggevano le fabbriche, uccidevano le persone. Questa crisi non ha distrutto le fabbriche, le ha vuotate, le ha cavato di dentro il valore del lavoro. E allora, prima grande questione, noi come pensiamo il lavoro? Lo pensiamo come la vita delle persone, come la condizione per cui una persona può essere utile a sé e agli altri. E quindi il reddito è una cosa importante, ma non riassume la vita delle persone. Il lavoro è lo strumento essenziale che serve a dare dignità alle persone. Quindi noi vogliamo il lavoro. Per questo diciamo lavoro, lavoro, lavoro. Perché questo è il pilastro su cui bisogna lavorare. E allora insieme a questo, oggi per il lavoro cosa bisogna fare? Beh, bisogna riuscire a connettere i grandi cambiamenti, l'innovazione, la tecnologia, senza averne paura, con la capacità di costruire degli strumenti che aiutino la transizione. Noi veniamo da una cultura che ha pensato le crisi come un momento che collega due fasi stabili. Abbiamo una fase di stabilità, viene una crisi, ci si agita, si cambiano un po' di cose, poi c'è una nuova fase di stabilità. Non è più così. Il cambiamento in corso non ci consente di tornare a una fase di stabilità. Io faccio sempre l'esempio, se dovessi parlare di imprese, quelle di prima le penserei come imprese pedone, imprese che camminano, stanno dritte e se hanno bisogno si fermano ma non cascano. Le nuove, quelle di oggi, sono imprese ciclista, hanno sempre bisogno di un equilibrio per stare dritta, ma sono dinamiche, debbono muoversi sempre, se si fermano cascano. Questa è la differenza che abbiamo dentro di noi e tenete conto che allora c'è un grande problema che si chiama la relazione tra la democrazia, la sua efficacia, la sua efficienza e i ritmi del cambiamento. La tecnologia cambia ad una velocità incomparabile con gli strumenti della vita della società, con la velocità attraverso la quale noi facciamo le leggi. Quindi dobbiamo chiederci come faremo a gestire questa relazione, come facciamo a non separare il cittadino dalla sua capacità di rappresentarsi e di contare. L'ha detto molto bene Matteo ieri, come fa un cittadino a capire di contare? Bene, io credo che allora da questo punto di vista, per concludere il mio intervento, dobbiamo pensare a qualcosa un po' di diverso dal passato. Si diceva ci serve una stagione di grandi opere. Adesso, secondo me, all'Italia serve una stagione di grandi progetti, una idea per cui la tecnologia serve a costruire progetti con una forte dimensione sociale. Noi abbiamo bisogno di far sì che i cittadini si sentano se stessi, il loro sistema di valori, le loro idee, esattamente vicine e sovrapponibili all'interesse generale della collettività. Se facciamo questa operazione, allora le riforme si fanno e funzionano. E bisogna sapere, lo dico io che tutti i giorni ci provo, che le riforme hanno una cosa entusiasmante, è una cosa che rompe le scatole da morire. Per 2 giorni, quando approvano una legge in Parlamento, arrivano i telegiornali, le televisioni, ti fanno le interviste e fai gli interventi. Passati 2 giorni, tutto finito. Ma se tu tutte le mattine non stai lì e spacchi il metabolismo a quelli che debbono fare le cose perché le cose accadano, i tuoi 2 giorni di entusiasmo sono già finiti e la depressione che ti dà il fatto di avere pensato di aver raggiunto un obiettivo, il fatto di non averlo raggiunto, si prende, come posso dire, la parte più importante. Ecco allora quello che noi dobbiamo fare, avere una grande tenacia, avere una grande forza e avere una grande fiducia nella nostra società.